Buongiornissimo, oggi devo inserire questo amuleto in un qualche modo, che è il nuovo amuleto che abbiamo ottenuto. Anima reale, amuleto sacro che simboleggia l'unione di due esseri superiori. Chi lo indossa assorbirà lentamente le anime infinite racchiuse al suo interno. Ovvero, ci si caricano le anime all'infinito piano piano, se osservate. Il che è abbastanza overpowered. Sì, lo è. Adesso si scende nell'abisso. Perché voi direte, cosa facciamo con questo amuleto incredibile? Dato che il re e la regina ce l'hanno dato, ci sarà un modo, no? E adesso vediamo. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. E arriviamo a terra qua. E cosa succede qua? Si apre una via. E voi direte, ma prima non c'era. E infatti, perché grazie all'amuleto che abbiamo adesso, ovviamente. E finiamo in questo posto oscuro, dove ci sono le anime. E tutti i cadaveri di ricettacoli che sono simili a noi. Tutti esseri diversi. Ops. Ops. Vediamo dove si finisce qua. C'è qualcosa di qua? Non credo. Bisogna solo trovare la strada giusta. È una specie di labirinto. Penso che dove ci sono le spine sia la strada giusta. Aia. Siamo arrivati? Cosa c'è? Ecco, siamo arrivati. Il nostro riflesso è uno di quelle uova arcane. E se noi usiamo la culla del sogno, succede questo. Eccoci qua che sbuchiamo da sotto le macerie. E ora saliamo piano piano. E quindi questo abbiamo già capito che nessuna mente con cui pensare. È il nostro luogo di nascita, no? È il nostro luogo di nascita, nessuna volontà da spezzare. E voi direte, ma è pieno di cadaveri e di gente come me. Quindi noi siamo uno dei tanti, effettivamente. Effettivamente sì, perché vedete che vengono tutti scagliati su questo fondo dell'abisso? Questo perché magari non sono buoni, nessuna voce per urlare di dolore. In pratica, il re e la regina hanno iniziato a creare questi ricettacoli nella speranza che qualcuno potesse contenere l'infezione. E quindi, nato dal Dio e dal vuoto. E quindi hanno fatto un sacco di prove, diciamo, questi sono dei cadaveri, effettivamente è. No, ti prego non cadere. Ci siamo quasi, eh? Siamo arrivati? Eccoci! Quello è l'Hollow Knight, quello piccolino simile a noi. Se vedete le corna un po' più grandicelle. E se ne va via correndo. Questo è un flashback, eh? Sigillerai l'accecante luce che tormenta i loro sogni. Tu sei il ricettacolo. Tu sei il cavaliere vacuo. Eccolo qua. Cuore di vuoto. In pratica il re e la regina hanno iniziato a creare questi ricettacoli, sperando che qualcuno riesca a contenere
Se vedete adesso non ci attaccano più. Anzi, se ne vanno. Abbiamo ottenuto anche il rispetto delle ombre. Abbiamo iniziato. Siamo riusciti a padroneggiare le ombre in realtà. E niente, hanno creato questi ricettacoli nella speranza che qualcuno riesca a sigillare la luce, questa infezione. Però, come abbiamo letto, serve qualcuno senza emozioni, senza una mente per pensare, perché deve essere priva di mente il ricettacolo. Dato che altrimenti avendo un'idea in mente, avendo le emozioni, poi l'essere inizia a sognare, avere desideri e tutte queste cose qua che definisce una mente e non va bene perché poi viene infettato dall'infezione. Infatti l'Hollow Knight è stato appunto infettato perché si era affezionato al re e queste cose qua, no? E quindi non ha assolutamente fatto una bella fine. Questo povero Hollow Knight ha provato affetto per il re, eccetera, eccetera, e quindi è stato corrotto. Serve qualcosa proprio di puro, senza pensieri per dove sto andando. E ora noi volendo possiamo andare dall'Hollow Knight di nuovo, perché adesso abbiamo il cuore di vuoto. Prima passerei dal vecchio verme, quello con i vermini. Vediamo come stanno i vermini. Guardatelo! È un budrione, è un ciccione. Si è mangiato i vermi. Felice, felice, felice. È un infame. Bastardo. Si è mangiato i vermi. Sono tutti all'interno, li sentite? E quindi è proprio un infame. Noi li abbiamo salvati e lui adesso li ha mangiati. Però, a mio parere, li sta proteggendo. Fa lui da bozzolo affinché poi rinascano. Tipo come farfalle o altri insetti. Boh, vedetela come volete. O è un infame che si è mangiato i figli, o è appunto il padre che fa da bozzolo per i figli. E poi quando nasceranno, dopo la metamorfosi, lui morirà malissimo sventrato. Nice. E abbiamo visto anche la fine che ha fatto coi vermini. Adesso, cosa ci manca? A parte i DLC. Allora, questo è DLC. Questo è DLC. Questo l'abbiamo fatto. Si può fare anche Zote, ma Zote è DLC. Qua. E quindi abbiamo fatto tutto. Ah, il fiore dobbiamo fare. Mi sa che tocca fare il fiore, signori. Non ho voglia. Quindi andiamo dall'Hollow Knight a recuperare gli altri frammenti di ricettacolo e di maschera. Ce ne mancano tre. Uno so dov'è e gli altri due no.